Amici di Pupia, buongiorno. Ci troviamo stamattina in compagnia di Luciano Fattore, candidato sindaco a Lusciano per il Movimento Popolare per Lusciano. Dottor Fattore, salve. Lei guida una lista civica che non ha colore politico, come ha tenuto a specificare più volte. Cosa vuol dire? Beh, innanzitutto c'è da specificare che la nostra è una scelta ponderata, è nata dalla volontà della trasparenza. Trasparenza significa trasparenza degli atti amministrativi, ma significa anche rispetto delle persone che collaborano a un progetto. E quindi noi non rinneghiamo con la nostra scelta l'appartenenza politica del singolo partecipante alla lista, ma quello che invece vogliamo rivendicare con grande forza è il rispetto di tutti, ed è per questo che noi non abbiamo scelto un'identificazione politica. Le liste civiche oggi hanno una diversificazione politica che va da partiti della sinistra, partiti del centro, partiti della centrodestra. Se noi avessimo scelto una collocazione politica precisa, avremmo mancato di rispetto agli esponenti che hanno voluto dare il loro contributo nella nostra compagine. Per cui è una scelta ponderata, non è un problema, ma è una scelta ponderata, è il rispetto verso chi sta lavorando con noi e il rispetto verso la popolazione che dovrà esprimere un voto su quello che noi faremo. Dottor Fattore, il comune di Lusciano è stato sciolto per infiltrazioni camorristiche. Lei come si pone davanti a questo problema? Se lei diventerà sindaco dovrà sicuramente avere a che fare magari anche con persone per le quali la magistratura sta indagando. La camorra purtroppo è una piaga delle nostre zone, ma bisogna in qualche modo combatterla questa camorra. Io credo che il primo modo per poterla combattere è la onestà di chi lavora. Se noi affronteremo il problema con forza, con decisione, creando una cortina di non risposta alle sollecitazioni di chi potrebbe in qualche modo volerle fare, io credo che il primo momento è proprio la dimostrazione in periferia della propria onestà. E poi sicuramente noi cercheremo di coinvolgere le nostre scelte, quali possono essere scelte amministrative importanti degli appalti, ad esempio, la collaborazione degli istituti che sono propri per il coinvolgimento della prefettura e il coinvolgimento delle forze dell'ordine che sono sul territorio per poter fare in modo che ci sia una legalità conservata sul territorio. Mi scusi dottor Fattore, facciamolo capire questo punto, cioè lei mi sta dicendo che domani in consiglio comunale o per una gara d'appalto o quello che sia interpellerà la prefettura per la regolarità dell'esecuzione di questi bandi, di questi capitolati e così via? Assolutamente sì, esiste già una legge dello Stato che si chiama patto di stabilità, se non ricordo male, che prevede che le gare d'appalto a partire da un certo livello che viene deciso vengono svolte in prefettura, e questo è sicuramente è una cosa che hanno fatto i commissari che ci hanno preceduti. E come io già ho avuto modo di dire per il passato, la nostra compagine, almeno per quanto riguarda la parte di legalità e di trasparenza, ha intenzione di continuare l'opera dei commissari. È logico che il commissario è un organo prefettizio che lavora solamente come dirigente della pubblica amministrazione. La nostra sarà un'opera sicuramente più politica, ma altrettanto legata alla legalità e alla trasparenza. Lei si è definito un po' come Mazzarri, l'allenatore del Napoli. Cosa vuol dire questo? Cioè lei sta portando avanti una squadra così come è stato positivo per il Napoli? E a me piace molto fare dei paragoni con la vita reale, e mi capitava già quando avevo modo di parlare, non so, a congressi medici e anche alle persone, perché il rapporto con la vita reale rende poi il concetto più chiaro. Mazzarri mi ha dato una mano, perché il Napoli fino a qualche settimana fa era la squadra che c'è oggi, i giocatori erano gli stessi, però evidentemente quello che era diverso era il modulo di gioco, era lo spirito che c'era nello spogliatoio, era la volontà di raggiungere dei risultati. Oggi noi abbiamo cambiato le regole del gioco, abbiamo cambiato il modo di giocare e ci aspettiamo i risultati che sicuramente i cittadini vorranno darci con il loro voto nelle prossime elezioni. Perché Lusciano, che non è una metropoli, ha 4 liste e 4 sindaci? Candidati sindaci. Questa è una domanda bella. Per la verità, noi credo che anche in questo caso abbiamo lavorato affinché ci potessero essere una maggiore consapevolezza del fatto che
essere in meno liste era più forte la risposta sul territorio. Prima che il discorso politico arrivasse a dei momenti critici, noi abbiamo cercato il confronto costruttivo con le persone che erano anche loro impegnate nella costruzione di compagini elettorali. Purtroppo il loro modo di pensare non era uguale al nostro, loro volevano preparare un vestito su una sagoma già preconfezionata, noi invece volevamo che la sagoma nascesse dal confronto dialettico di tutti quanti i partecipanti al progetto, e questo ci ha portato su due strade diverse. Dottor Fattore, perché il cavallo è il simbolo della sua lista? Anche in questo caso la scelta del simbolo è nata da una discussione, per la verità abbastanza non animata, ma abbastanza dialettica in quel momento, e è stato scelto il cavallo per due caratteristiche particolari. Innanzitutto il cavallo è tra gli amici più fedeli dell'uomo, insieme al cane, quello che permette all'uomo, ha permesso all'uomo di poter lavorare, quindi di poter creare il proprio sostentamento. E poi il cavallo nella specificità del simbolo, che è un cavallo, mi dicono, che ha vinto molte gare di ippica, è un segno di vittoria sicuramente. Chi vincerà le elezioni? Chi diventerà sindaco? È quello che piglia un voto in più degli altri, sicuramente, questa è la risposta, diciamo, prima che mi viene in mente, però una considerazione che in questi periodi io vado facendo con le persone che mi circondano è che io sono convinto che anche i cittadini di Rusciano, benché Rusciano fosse un piccolo paese, hanno un voto di opinione molto importante, e quindi sicuramente loro stanno in questi giorni valutando non solo le idee politiche, ma anche il comportamento di ognuno di noi, e già da più parti vengono delle sollecitazioni ad abbassare i toni e ad abbassare i livelli di discussione, cercando di mettere tutto sulla polemica, ma posso assicurare che nei nostri confronti ciò non succederà, loro non riusciranno a farci diventare polemici come loro. Noi ci confronteremo sempre sul progetti, sul modo di comportamento, e i luscianesi saranno in grado di decidere chi dovrà andare a fare il sindaco di Lusciano. Crede in Dio? Assolutamente sì. È più bravo come politico o come medico? Io credo di essere più bravo come medico, ma non sto a me dirlo, perché questa è una risposta che dovrebbero dare le persone che mi hanno conosciuto. Sicuramente l'attività politica per me è una novità, anche se oggi l'attività politica è anche un po' attività manageriale, e noi medici siamo costretti oggi a fare anche delle attività manageriali, per cui, come mio solito, io credo che tutto parte dalla conoscenza dei problemi, bisogna affrontarli in modo scientifico, e io cercherò di fare la stessa cosa anche con l'amministrazione comunale. Ha mai evaso le tasse? È una domanda bella, volontariamente no. Volontariamente no. Ha mai guidato in stato di ebbrezza? No, non mi piace bere. Il suo colore preferito? Il mio colore preferito, il verde. L'avversario che oggi stima di più? Lusciano è un piccolo paese, io sono amico di tutti e tre i candidati a sindaco, e credo l'augurio che io mi faccio è che dopo questo mese di momenti di possibili tensioni, certamente non da parte mia, si possa il primo dicembre in ogni caso ritornare ad essere gli amici che si era prima. Appunto, una cosa importante: se lei diventa sindaco, chissà con chi si allierà? Degli altri tre, ovviamente. Noi non abbiamo necessità di alleanze, perché il nostro sistema elettorale è un sistema maggioritario, per cui chi dovesse vincere la maggioranza in consiglio comunale, però io sicuramente se dovessi vincere queste elezioni con il gruppo che io rappresento, cercherò il confronto con tutte quante le classi, con tutti quanti gli altri eletti, e anche con le associazioni che sono sul territorio e che non hanno partecipato alla campagna elettorale, perché io credo che il confronto costruttivo sia la base del progresso.